Dopo aver navigato in acque sconosciute, gli Argonauti arrivarono su un'isola dove vivevano i Dolioni, un popolo discendente da Poseidone. Furono accolti calorosamente da Cizico, re dei Dolioni, che era già stato avvertito da un oracolo di accogliere adeguatamente i visitatori in arrivo. Per una coincidenza, quel giorno il re stava celebrando le sue nozze. Gli Argonauti furono invitati ai festeggiamenti, in un'occasione piacevole e gioiosa. Il giorno dopo, il re portò gli Argonauti su una collina e mostrò loro il suo regno. Disse che sull'isola vivevano pericolosi giganti che attaccavano i visitatori. A volte il suo regno era assediato dai predoni Pelasgi. In cima alla montagna, gli Argonauti videro la nave Argo ormeggiata sulla spiaggia, la cui protezione era garantita da Ercole. I terrificanti giganti a sei braccia di cui aveva parlato il re apparvero improvvisamente tra gli alberi. Cominciarono a scagliare grossi massi contro l'Argo, cercando di distruggerla, sfruttando l'assenza degli eroi. Ma non si aspettavano che Ercole, usando il suo formidabile arco, avrebbe eroicamente difeso la nave con colpi perfetti. Un gigante dopo l'altro fu massacrato dalle frecce del figlio di Zeus. Ercole non sprecò nessuna freccia e abbatté tutti i giganti. Il nome del grande eroe divenne popolare in terre lontane. Come ringraziamento per aver aiutato a liberare l'isola da quei mostri, il re Cizico fece agli Argonauti molti doni. Giasone e il suo equipaggio salparono, lasciandosi alle spalle una nazione amica. Ma quella stessa notte, gli Argonauti furono colpiti da una terribile tempesta e si persero nell'oscurità. Grazie ai lampi, videro la sagoma di un'isola all'orizzonte. Gli eroi riuscirono a mettere in sicurezza la nave in un'insenatura e sbarcarono sani e salvi. Si difesero dalla tempesta entrando nel bosco vicino alla spiaggia. Mentre camminavano nella foresta, gli Argonauti caddero in un'imboscata di assalitori che li attaccarono nel bel mezzo dell'oscurità. Gli Argonauti si difesero efficacemente. La maggior parte di loro erano combattenti molto esperti e questo permise loro di abbattere i nemici. Ma quando Giasone conficcò la spada nel ventre di un nemico, si rese conto che il suo nemico era il re Cizico, che guidava i suoi uomini contro quelli che pensava fossero invasori pelasgi. Gli Argonauti avevano erroneamente ucciso i suoi nuovi amici. Alla notizia, la regina Novella sposa corse dal marito, ma il suo spirito era già partito per l'Ade. La regina, disperata, si gettò sul corpo del re. Provando una profonda tristezza, si sentì male e raggiunse il marito nel mondo dei morti.